Un po' come il lago di Como con Renzo e Lucia, un po' come Verona con Romeo e Giulietta, anche se Gusino, seppur per penna di un autore più contemporaneo rispetto ad Alessandro Manzoni o a William Shakespeare, avrà il suo romanzo. Stiamo parlando di Oltre le stelle, un'opera che verrà pubblicata in questi giorni, scritta dal giovane autore romanziere Antonio Valerio Fontana. Antonio Valerio, trentenne scrittore di Roccasecca, piccolo paesino di 7.500 abitanti, arroccato sugli Appennini del centro Italia, precisamente in provincia di Frosinone, paese famoso per essere la città natale di Tommaso e Severino Gazzelloni, rinomati flautisti italiani, è arrivato al suo nuovo lavoro letterario che vuole simbolicamente unire la sua terra d'origine al Veneto e dalle genti d'oltreoceano, gli emigranti segusinesi di fine Ottocento. Antonio Valerio Fontana ha sempre scritto romanzi ambientati nei suoi luoghi, ma un bel giorno ha conosciuto Segusino tramite i moderni social network ed internet. Se ne è letteralmente innamorato senza nemmeno averlo ancora mai visitato, tanto da lasciarsi addirittura ispirare per il suo nuovo romanzo Oltre le stelle. Ma andiamo ora a conoscere chi è Antonio Valerio Fontana, collegandoci con Fernando Riccardi, storico e giornalista della redazione dell'Inchiesta, il quotidiano con sede a Cassino, che si occupa di notizie riguardanti il Basso Lazio e l'Alto Casertano. Antonio Valerio Fontana si è specializzato in un genere letterario che è il romanzo, un genere letterario che era molto diffuso nell'Ottocento, ma che anche ai giorni nostri riscuote parecchi consensi. Ma di cosa parla Oltre le stelle? Facciamocelo raccontare proprio dall'autore. Oltre le stelle è il connubio perfetto tra romanzo d'avventura e romanzo d'amore, ma è anche e soprattutto un romanzo storico. Una storia che attraverso le vicende dei protagonisti fa rivivere ai lettori alcuni momenti salienti della storia locale, nazionale, ma anche internazionale, come per esempio l'annessione del Veneto al Regno Sabaudo, la diaspora italiana verso il Nuovo Mondo, la rivoluzione monsticana, e che termina con il cosiddetto golpe de Cipilo, ossia la battaglia del Monte Grappa messicano, una vicenda che i discendenti della colonia hanno ancora a raccontarsi e tramandarsi di generazione in generazione. È un racconto che regala anche tante emozioni. Pensare a questi contadini veneti che hanno lasciato la propria casa, la propria terra, che si sono ritrovati tra due fuochi a combattere una guerra che non era la loro, che si sono battuti da leoni per difendere la propria terra e che inconsapevolmente hanno scritto una delle pagine più belle che la storia ricordi. Una storia di coraggio, una storia di sacrifici, ma anche e soprattutto una storia veneta, una storia italiana, una storia che appartiene a tutti quanti noi. Questo romanzo, Oltre le stelle, parla di una vicenda un po' particolare, che si era persa delle nebbie del tempo e dell'oblio. Siamo nella seconda metà dell'Ottocento ed un gruppo di contadini della valle del Grappa decide di emigrare e di recarsi, ed è vero che in Messico, quindi non dietro l'angolo, ma del Messico, perché il governo messicano aveva incentivato l'emigrazione, diciamo, attraverso la concessione a prezzi particolarmente vantaggiosi di terreni da dissodare e da coltivare. Coraggiosamente questo pugno di coloni veneti si trasferisce in Messico e riesce in un'impresa che ha del sensazionale, ovvero sia riesce a dissodare questo terreno, questi deserti, questo terreno desertico, e quindi a rendere coltivabile quella terra. Però del Messico porta un pezzo della loro patria, del loro Veneto, quindi di quel Monte Grappa a cui erano tenacemente attaccati. Storia di Valerio Fontana racconta è bella soprattutto perché riesce ad innestare una trama romanzata in un fatto storico assolutamente ineccepibile, e riesce in un'impresa così importante, anche perché non si riesce più a capire ad un certo punto quale sia la storia e quale sia il romanzo, e questa è una caratteristica che solo i grandi romanzieri riescono a realizzare. È una storia tutta da leggere, non vi svelo come andrà a finire, perché il bello del romanzo è proprio questo,
però io sono assolutamente convinto che Valerio Antonio Fontana abbia scritto veramente un bel romanzo. E visto che la curiosità aumenta, chiediamo a Antonio Valerio di leggerci qualche passo del romanzo Oltre le stelle. Lontano, in pianura, illuminato da un sole debole che splendeva sui tetti, appariva il piccolo borgo di Segusino, circondato dai verdi monti della valle, dove, azzurro e limpido, scorreva a piave. La pioggia che si era abbattuta sul paese nei giorni precedenti aveva reso l'aria più limpida e pulita, tanto che Marco, erto sull'altura che sovrastava la valle, riusciva a scorgere i contadini incamminarsi verso casa per i tratturi di Col e Collonc. Molte greggi, guidate dal pastore, macchiavano di chiazze bianche e prati verdi di riva grassa, come tante nuvole in un cielo fatto d'erba. Dall'altra parte del fiume, le case di Quero completavano quel panorama incantevole, dandogli un aspetto rude, ma allo stesso tempo artistico e raffinato, decisamente magnifico, come se Dio, nella sua infinita grandezza, avesse voluto creare un paradiso all'ombra del Monte Perlo. La prima presentazione pubblica del romanzo sarà domenica 25 giugno alle ore 18 presso il cortile dell'antico palazzo del seminario di Roccasecca, alla presenza di numerosi ospiti, tra cui lo storico Fernando Riccardi, l'assessore alla cultura del comune di Roccasecca, avvocato Valentina Chianta, ed il sindaco di Roccasecca, avvocato Giuseppe Sacco. A Segusino, la presentazione ufficiale del romanzo avrà luogo il prossimo autunno. Nel frattempo non può che crescere la nostra curiosità nell'attesa di poter leggere quello che sarà il primo romanzo dettato esclusivamente dalla fantasia di un uomo che ha conosciuto Segusino attraverso la realtà della modalità social network e da qui, interfacciandosi con la storia reale, ha immaginato e raccontato come potesse essere stata la vita e le vicissitudini dei segusinesi quando web, social network e media ancora non esistevano.